Ecco, cari ragazzi, riprendiamo la storia del profeta Isaia. Il profeta aveva severamente ammonito Israele a cambiare, a cambiare condotta. Però quando era arrivato il castigo, cioè i re di Damasco e di Samaria, aveva detto: non abbiate paura. Non abbiate paura perché Dio il Padre non vuole la vostra rovina. Però convertitevi, cambiate il vostro modo di pensare, il vostro modo di agire. E questo però non era accaduto. Certamente Isaia aveva acquistato un notevole prestigio alla corte del re di Gerusalemme perché la sua profezia si era adempiuta. I due eserciti che avevano marciato contro Gerusalemme si erano dovuti ritirare e l'impero assiro li aveva distrutti e conquistati. Però, a parte il fatto che appunto le cose non erano molto cambiate nel comportamento dei potenti, incomincia a nascere un altro problema. L'impero assiro fa paura, è potentissimo, ha conquistato tutta la valle dell'Eufrate e del Tigri, e probabilmente si è espanso anche a est e ha incominciato a conquistare tutti i piccoli regni sulla costa del Mediterraneo. C'è soltanto una potenza che potrebbe contrastare la forza degli Assiri. Questa potenza è l'Egitto. L'Egitto, voi sapete, insomma, era stato un regno potentissimo, la sua gloria e il suo potere erano diminuiti un po', però erano ancora considerati una grande potenza. E allora, all'interno della città di Gerusalemme, nella corte del re, nel governo dello Stato, si erano creati due partiti. Il partito più forte era il partito che era favorevole all'alleanza con l'Egitto. Dicevano: facciamo alleanza con l'Egitto e questo ci difenderà dall'assalto degli Assiri e poi forse potremo addirittura rovesciare le cose ed essere noi a combattere, a vincere contro gli Assiri e riconquistare le terre che ci sono state portate via. Questo discorso era un discorso che anche il re, ecco, insomma, ci credeva abbastanza. Però c'erano due problemi. Il primo problema è che le cose non erano cambiate, cioè si fa un discorso di alleanze, un discorso politico, senza però andare alla radice del male. Per il profeta la radice del male è l'ingiustizia, è il peccato, è l'egoismo, è lo schiacciamento dei poveri. E allora Isaia rinfaccia questo alla politica del suo re. Ma poi c'era un'altra questione. Vedete, nel mondo antico la politica andava a braccetto con la religione. Se io facevo un'alleanza con un altro popolo, cosa dovevamo fare per fare in modo che l'alleanza fosse concreta, visibile, sicura? Dovevamo scambiarci i nostri dei. Dovevamo scambiarci le nostre divinità, cioè: io adoro una divinità che protegge la mia città, tu ne adori un'altra, cosa facciamo? Siccome siamo alleati, ce le scambiamo. Io ti mando un'immagine, un idolo del mio Dio e tu lo metti nel tempio, nel luogo principale della tua città, tu mi mandi l'immagine del tuo Dio e io lo metto nel Tempio di Gerusalemme.
Voi capite che al profeta queste cose non potevano andare a genio, perché questo voleva dire rifiutare, contravvenire il primo comandamento, che vi ricordate è: non avrai altro Dio all'infuori di me. Ecco, è un tradimento, ecco, è un... L'idolatria, cioè l'adorazione degli idoli, è come se, dicono alcuni profeti, è come se un marito tradisse la sua sposa e andasse a prendersi un'altra donna. Ecco, quindi è veramente un tradimento che non si può sopportare. E l'alleanza con l'Egitto avrebbe voluto dire certamente anche questo scambio di divinità. Gli idoli sono idoli. Ecco, lo stesso profeta Isaia dirà, ecco, ma sono statue, voi andate a riporre la vostra fiducia nelle statue che non possono salvare. Ma che senso ha tutto questo? Mescolare Dio ai nostri affari. Ecco, invece di esaminare la nostra coscienza e di chiederci, ma... Ecco, forse dovremmo cambiare qualcosa prima di pensare alle alleanze. Ecco perché il profeta Isaia è contrario all'alleanza con l'Egitto. E c'è un oracolo, si chiamano così le parole che il profeta pronunzia, che voglio leggervi, che mi pare molto molto bello. E dice così: ma è possibile che io l'abbia perso? Comunque, insomma, ecco, lo ricordo a memoria, e dice così: e nella conversione e nella tranquillità sta la vostra forza. Ecco, cioè non abbiate questa fregola, questa ansia. Il Signore vi protegge. Convertitevi, affidatevi a Lui, cambiate il vostro modo di comportarvi e allora il Signore proteggerà la vostra città. E questo, ahimè, non accade tanto. E allora, a un certo punto, la Siria entra nel regno di Gerusalemme. Noi abbiamo dei musei, ci sono dei bassorilievi, cioè delle figure in pietra, dove vengono descritte le azioni belliche, cioè come gli assiri combattevano la guerra. Erano terribili. Ecco. E si vede un terrapieno, siccome le città erano circondate da mura, si vede un terrapieno, cioè una rampa fatta di terra, tronchi d'albero, eccetera, in modo da mandare su le macchine da guerra e con l'ariete sfondare il muro. Era una potenza invincibile la Siria. E aveva conquistato praticamente tutto il Medio Oriente. Si preparava anche alla guerra con l'Egitto e ci sarà appunto anche una sconfitta dell'Egitto. Che cosa poteva fare il piccolo regno di Gerusalemme di fronte a tale potenza? In effetti, a un certo punto, il re di Assiria marcia contro Gerusalemme, conquista e devasta tutto il territorio all'intorno e poi manda un messaggero al re di Gerusalemme. Il re di Gerusalemme era cambiato. Al re Acaz, che appunto era un politico debole e non si fidava del profeta, era succeduto invece Ezechia. Ezechia era il contrario, ecco, era
un re pio, un re che aveva un sentimento religioso autentico, vero, e dava retta al profeta. Allora succede che il re di Assiria manda una lettera al re di Israele. In questa lettera c'è scritto: arrenditi. Io sono troppo forte. Pensi di resistere a me? E poi fa l'elenco di tutti i regni che sono stati conquistati dal re d'Assiria, tutti molto più potenti di te. Quindi, cosa pensi di poter resistermi? Ecco. Però il re d'Assiria fa un errore grave. Il re d'Assiria sfida il Dio di Israele e dice: vedi, i re di Damasco, i re del Libano, i re eccetera, 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 avevano degli dèi. Questi dèi non sono stati capaci di difendere il loro popolo. Anche il tuo Dio è come loro. Quindi non mettere la tua fiducia in questo Dio che tu, secondo te, dovrebbe proteggere questa città. Arrenditi. L'errore del re d'Assiria, che si chiamava Sennacherib, è proprio questo, di sfidare il Signore. E allora Ezechia cosa fa? Prende la lettera di Sennacherib, va al Tempio di Gerusalemme, la apre davanti al Signore e dice: Signore, leggi, leggi, leggi cosa ha scritto questa persona che ti ha sfidato. E allora il profeta Isaia dice: non temere, il Signore ha capito. Ecco quello che la sfida che gli è stata portata da Senacherib, e provvederà, la città sarà salva. E in effetti cosa succede? Succede che l'esercito degli Assiri viene colpito da un'epidemia, non sappiamo bene di quale malattia, e muoiono 180.000 persone, una quantità immensa. E a questo punto il re d'Assiria si ritira e la città è salva. Allora, questa cosa dovrebbe appunto confermare il messaggio di Isaia. Il messaggio di Isaia appunto è questo: confidate nel Signore, non confidate nelle potenze umane. Sì, intendiamoci, la politica non è che sia sempre una cosa sbagliata. La politica vuol dire cercare il bene della polis, che è una parola greca che vuol dire città, cercare il bene della comunità. Ma è quando si mette troppa fiducia nelle nostre opere, nell'opera delle nostre mani, allora noi diventiamo degli idolatri, delle persone che adorano gli idoli. Questo non può essere. Ecco, allora quello che il Signore ci chiede è di confidare in Lui. Poi si faranno anche le cose ingiuste, le cose dell'economia, le cose della politica, adesso appunto anche le cose della sanità. Però ecco, sempre ricordarsi che tutto questo non deve, come dire, impedirci o farci dimenticare che noi dobbiamo cambiare il nostro cuore, che noi dobbiamo cambiare i nostri comportamenti, che noi dobbiamo cercare di fare la volontà del Signore e di fidarci di Lui, perché Lui, come ha protetto Gerusalemme, così proteggerà anche noi. Nella conversione, nella fiducia sta la vostra forza. Ecco. Con questo pensiero concludiamo la puntata di oggi e ci diamo appuntamento per mercoledì prossimo.